così. Siamo benissimo, siamo in diretta, non solo siamo in diretta tra di noi, ma siamo in diretta con Medjugorje. Che meraviglia, che dono, che grazia. Proprio oggi che è il 25, ma non solo il 25, ma è anche l'Annunciazione. Intanto saluto tutti, in particolare saluto Ivana Vassili, la figlia di Michele Vassili, che oggi si è resa disponibile a farci questo meraviglioso dono. Ciao Ivana. Ciao a tutti, un saluto, Poi, io sono sulla collina. infatti, ci farai pregare proprio ai piedi di Maria, proprio nel luogo dove lei è apparsa la prima volta e poi dove per tanti anni fino a oggi continua ad apparire per noi tutti. Ringrazio gli amici che insieme a noi, Liliana, Giandonato, se arriva anche Virgilio, lo stiamo aspettando, insieme noi con voi reciteremo il rosario in attesa del messaggio di oggi. E ringrazio voi tutti che vi state collegando o vi collegherete. Intanto vi chiedo di attivare le notifiche e di condividere così tanti amici potranno pregare insieme a noi. Oggi, come ho detto all'inizio, è l'Annunciazione, ossia il messaggio dell'angelo Gabriele a Maria Vergine in Nazareth per annunciarle l'incarnazione del Verbo. Quindi il 25 è sempre un giorno importante, ma oggi più che mai è proprio l'angelo che annuncia alla Vergine che lei sarà madre, madre del Verbo incarnato. E lei, Maria, cosa fa con ogni messaggio? Ecco, lei ci viene ad annunciare la lieta novella. Perché la Chiesa ha deciso di istituire come ricorrenza l'Annunciazione il 25 marzo? Perché cade esattamente 9 mesi prima di Natale. Quindi questa gestazione, questa attesa della nascita del nostro Dio, ecco. E cosa ha detto l'angelo Gabriele quando è andato da Maria? Rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. Esattamente quello che Maria sta facendo dal 1981, ci sta dicendo: rallegratevi, il Signore è con voi, dovete solo tornare a Lui perché è lontano e perché è vicino, ci dice: continuiamo a pregare. Ecco, cara Ivana, se ci vuoi guidare in questo bellissimo rosario oggi ai piedi di Maria. Iniziamo. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Misteri della gioia. Primo mistero. L'annuncio dell'angelo Maria. Dio può contare solo su quelli che sono pronti a rinunciare alla propria volontà e ad accettare la volontà di Dio. Signore, io ti dico, eccomi, e si crea la pace nei nostri cuori. Aiutami adesso e sempre ad accettare la tua volontà perché credo in te. Messaggio 23 febbraio 1984. Vi tengo tutti sulle mie braccia. Desidero essere per voi tutto e che voi siate tutti miei. Ma ho bisogno delle vostre preghiere perché mi possiate appartenere completamente. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Inizia tu, Ivana. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Continuo io. Sì, Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le Perdona nostre le nostre colpe, colpe, preservaci dal preservaci dal fuoco fuoco dell'inferno, dell'inferno, porta in porta in cielo cielo tutte le tutte le anime, anime, specialmente le specialmente le più più bisognose bisognose della tua della tua misericordia. misericordia. Maria Regina della Pace, Prega per noi e per il mondo intero. secondo mistero, la visita di Maria Elisabetta. Portare la pace al prossimo è la nostra missione. Solo un umile servo può riconoscere il bisogno del prossimo e aiutarlo. Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Messaggio 30 ottobre 1986. Cari figli, anche oggi desidero invitarvi a prendere e vivere sul serio i messaggi che vi do. Cari figli, a causa vostra sono restata così a lungo per aiutarvi a mettere in pratica tutti i messaggi che io vi do. Perciò, cari figli, vivete con amore verso di me tutti i messaggi che io vi do. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a Rimetti. noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vado io. Ave Maria, piena di grazie, Ivana, Signore. Ave Maria, Ivana, Ave Maria. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi, prega per il mondo intero. Terzo mistero, la nascita di Gesù a Betlemme. Il più grande miracolo è il dono della vita. Donare la vita e salvare la vita è un'opera divina. Togliere e impedire la vita è il più grande peccato. Gesù, proteggi ogni vita concepita e benedici ogni vita che viene alla luce. Messaggio 25 agosto 2002. Cari figli, anche oggi sono con voi nella preghiera, affinché Dio vi dà una fede ancora più forte. Figlioli, la vostra fede è piccola e voi non siete nemmeno conoscenti di quanto, nonostante questo, non siete pronti a cercare da Dio il dono della fede. Per questo sono con voi, per aiutarvi a comprendere, figlioli, i miei messaggi e a metterli nella vita. Pregate, 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 e soltanto nella fede attraverso la preghiera la vostra anima troverà la pace, il mondo, la gioia di essere con Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci abbandonare nella tentazione, ma liberaci dal male. Amo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, per sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Perdi la fuoco dell'inferno, porta in cielo di sé, specialmente le figlie mie, se della tua misericordia. Maria, Regina della Pace, prega per noi. Quarto mistero, la presentazione di Gesù al Tempio. Il genitore che si presenta davanti al Signore con il suo bambino in braccio è la più bella immagine con la quale l'uomo può ringraziare Dio per il dono della vita. Soltanto nella luce dello Spirito Santo possiamo riconoscere il dono della maternità, della paternità e della grazia sacerdotale. Signore, ti prego, donaci genitori illuminati e sacerdoti santi. Luglio 1985. Cari figli, io amo questa parrocchia e con il mio manto lo proteggo da ogni attività di Satana. Pregate affinché Satana sia lontani dalla parrocchia e da ogni persona che giunge in questa parrocchia. Così sarete in grado di percepire ogni chiamata di Dio e di rispondervi con la vostra vita. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Quinto mistero, il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio. Il Tempio, la casa del Signore, nasconde sempre il tesoro più prezioso. Gesù, tu sei il nostro tesoro più prezioso. In ogni incontro nel Tempio ritroviamo te, la gemma perduta. Gesù, tutti ti cercano e hanno bisogno di te. Fa che tutti trovino in te la pace, la speranza e l'unico Dio. Messaggio, 23 febbraio 1984. Vi tengo tutti sulle mie braccia. Desidero essere per voi tutto e che voi siate tutti miei. Ma ho bisogno delle vostre preghiere, perché mi possiate appartenete completamente. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esso gli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo segno. O clemente, o pia, dolce Vergine Maria. Amen. Maria Regina della Pace, prega per noi e per il mondo intero. Grazie Ivana per questo momento di paradiso. E vorrei concludere questa diretta, poi tu ci fai alla fine una bella inquadratura della statua di Maria lì sul povero, sì, però sì, prima... grazie. Vorrei solo dire due cose importanti, una che riguarda me e una che riguarda Virgilio. Quella che riguarda me è giustamente oggi è l'Annunciazione, quindi tu hai giustamente fatto delle meditazioni inerenti alla vita, all'importanza di accettare la vita. Ecco, io sono stata un presidente di un centro aiuto alla vita per 9 anni e posso assolutamente dire che nessuna mamma si è mai pentita di aver tenuto il proprio bimbo e tutte si sono pentite di aver abortito, perché questa società purtroppo ci fa vivere nella menzogna di farci percepire la nuova vita come un problema, quando il vero problema è non accettare quella vita. E ci dà questa società che oramai, la Madonna Medjugorje ha detto, Satana è slegato dalle catene, lo vediamo oramai, siamo veramente immersi nel peccato, e questa società menzognera dà l'illusione che sbarazzarci di quella vita sia la soluzione. In realtà ci macchiamo veramente profondamente di un gravissimo peccato. Poi, se ovviamente ci confessiamo, ci pentiamo, anche quel peccato è perdonato, ma quella vita non potrà più esserci. Anche Virgilio va a pregare davanti agli ospedali proprio affinché si chieda la grazia che queste mamme
che hanno dei problemi, non sono supportate, perché tantissime mamme non sono supportate, quello è l'unico motivo per cui non accettano la vita, ecco. Allora preghiamo affinché tutte le mamme riconoscano che un figlio è un dono, lo accettino come un dono proprio oggi, dove Maria ci ha insegnato, giorno dell'Annunciazione, che con il suo sì ha portato il Salvatore al mondo, e noi con il nostro sì doniamo una nuova vita al mondo. Allora, passando invece a quello che volevo dire di Virgilio, oggi è arrivato un pochettino in ritardo perché ha fatto una cosa importantissima, adesso ce la spiegherai un pochettino meglio tu, Virgilio. Oggi per la prima volta anche in Italia, a Milano, correggimi se sbaglio Virgilio, il primo gruppo di preghiera come in Polonia degli uomini che pregano in ginocchio in piazza. Ecco, sarebbe bello estendere questa buona pratica in tutte le piazze d'Italia, e quindi magari chi fosse interessato, posso lanciare questa idea, Virgilio, chi fosse interessato in altre piazze d'Italia può contattare me attraverso questa pagina Facebook o Virgilio, e potremo creare una rete, perché è una rete importantissima. Abbiamo visto la Polonia ci è stata maestra in questo. Dici qualcosa in più tu, Virgilio. Ma intanto non è che eravamo moltissimi contatti, siamo stati un 52. C'erano anche le donne che hanno accompagnato, eccetera, però erano in disparte, ma a pregare in ginocchio, come hanno fatto in Polonia, ci hanno insegnato i polacchi, e anche recentemente anche a Zagabria eravamo solo noi uomini, anche perché si vuole un po' dare l'idea della paternità responsabile, e proprio come ha fatto San Giuseppe, ecco, l'esempio maschile è San Giuseppe, che ha detto sì, ha detto anche lui il suo sì, e con il suo sì ha fatto una duplice azione, ha accolto la mamma ma anche il bambino. Questo certo. È fondamentale. Comunque ci sono già le reti, dopo poi ci scriveremo. Allora poi io metterò nella mia pagina tutte le indicazioni. Comunque è importantissimo che gli uomini, cioè coloro che portano avanti la famiglia e la nostra nazione, si inginocchino e pregano, accompagnati dalle donne, ma proprio perché dobbiamo implorare, come adesso con la Maria Medjugorje, lei dice ogni volta da quando è iniziata la guerra in Ucraina, stiamo chiedendo la pace, ecco, bisogna attraverso la preghiera chiedere la pace, chiedere che viviamo in un mondo sano. Ivana, ci fai una bellissima inquadratura della Madonna, che anche è illuminata la Madonna. Sì, solo vi voglio leggere il nuovo messaggio della Madonna. 25 marzo 2023. È già arrivato? È arrivato. Sì, è già arrivato. Michele mi ha mandato. Che regalo! Bene. Cari figli, questo tempo sia per voi il tempo della preghiera. Molto semplice. E basta? E basta. Ma si è detto tutto. Però. Vedi, oggi tutto siamo andati in piazza. Adesso, va bene, ho già lo spunto. Bene, Virgilio, voi uomini avete iniziato in piazza con la preghiera, noi qua, allora chiedo agli amici che ci stanno seguendo di condividere questa diretta. Sappiate che ogni 25 ci colleghiamo, si è già fatto, ma lo faremo ancora grazie a Dio in futuro, a Gesù e Maria piacendo, ci collegheremo direttamente con Medjugorje proprio per pregare, come ci chiede la Madonna anche attraverso questo messaggio oggi, di pregare, perché è la base del nostro presente, del nostro futuro e della nostra vita eterna, ecco. Quindi pregheremo in comunione con e da Medjugorje ogni 25 del mese, quindi abbiamo questa grazia, e facciamo così entrare Medjugorje nelle nostre case, la mamma celeste. Abbiamo ricevuto il dono del messaggio in diretta un dono meraviglioso, ecco Maria, quello è il luogo esatto dove è apparsa la prima volta il 24 giugno del 1981, e tramite questo luogo benedetto, ecco, la mamma celeste ci sta guidando in questi tempi difficili, in questi tempi di oscurità, ma possiamo vedere come anche adesso che a Medjugorje è buio, con la sua luce, con il suo faro, lei ci guiderà alla meta, al porto sicuro, alla meta eterna. Ecco, affidiamoci a Maria, consacriamoci a lei, consacriamo noi le nostre famiglie, consacriamo i nostri figli, accettiamo le vite dei nostri figli e uniti insieme per mano, sosteniamoci e andiamo incontro a Gesù, perché lei ci porta a Gesù.
Grazie amici che ci avete seguito, grazie Ivana che ci hai dato questa meravigliosa opportunità e grazie a te Liliana, a te Virgilio e grazie a Giancarlo che deve essere caduta. Grazie a Dio. Grazie a Dio, ovvio, ovviamente. Grazie a tutti quanti. Vi auguro una buona serata e teniamo stretto nel cuore questo breve messaggio di Maria. Come hai detto tu prima, Virgilio, oggi eravamo in pochi, non importa. Golia ha sconfitto da solo. Sì, sì, mi sono 5-6. Bastato uno. Infatti. Mi sono tirato bene. Vabbè. Bene. Quindi basta la preghiera di pochi a fare tanto, ma chiediamo che questi pochi diventino sempre di più. Come? Come ci ha detto oggi la Madonna. Pregando. Grazie a tutti. Grazie. Buonasera. Vabbè. Ciao.